Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 novembre. E beh, insomma, il governo ha trovato un modo molto efficace per non farci partire. E cioè, sapete qual è il modo, diciamo, tipicamente da Stato, sto ponderando bene quello che sto dicendo, da Stato dittatoriale. Vedete, è una vecchia massima di Milton Friedman. Se gli stati dittatoriali ti possono controllare in due modi diversi. Il primo modo è quello di impedirti di avere libertà economica e il secondo modo è quello di impedirti di avere libertà civile. Voi pensate che io esageri? Beh, sapete che cosa ha deciso e avrebbe deciso il ministro Speranza per non far andare in Svizzera o in Austria dove sono possibili le sciate degli italiani? Sapete che cosa ha deciso? Che se tu vai in Austria e vai in Svizzera, beh, una volta che vai là, per ritornare in Italia devi avere 15 giorni di quarantena, il che vuol dire ovviamente per tutti quelli che lavorano l'impossibilità di andare in Austria e in Svizzera. Siccome noi siamo circondati da moralisti del piffero, saranno tutti contenti. Beh, rimanete in Italia voi, non state ad andare in altri paesi a sciare, ma il principio che si afferma con questa norma è che tu hai la quarantena non già perché lì c'è la malattia, ma perché noi non vogliamo che voi sciate in Italia e che noi non vogliamo che voi non abbiate alternative nel resto dell'Europa. Se Francia e Austria, se Francia e Germania non vi fanno sciare, i due paesi che vi fanno sciare, beh, se andate là vi mettiamo la quarantena. Vi rendete conto? No, io vorrei che voi vi rendeste conto che non c'è un commento oggi che dica che questa è una roba da paese sudamericano, con tutto il rispetto per i paesi sudamericani. Se questa norma l'avesse fatta Pinochet, se questa norma l'avesse fatta Orban, se questa norma l'avrebbero fatta, l'avessero fatto i Kaczynski, se l'avesse fatta chiunque sarebbe stata definita una norma illiberale, ma siccome la fa Speranza, che è un comunista, ovviamente la norma è perfetta. Io dubito che questa norma possa reggere. Voglio dire, ai ricorsi alla Corte Costituzionale, alle libertà civili, ma ovviamente avrà la sua efficacia per il tempo di cui il governo ha bisogno, cioè i 15 giorni di Natale. Dal 23 dicembre al 10 gennaio, dice il Corriere della Sera, intanto il coprifuoco scende alle 21. Voglio capire se il 25 e il 24 dicembre, per esempio, non si potrà fare la messa natalizia. No, perché non si può fare la messa natalizia. Per fortuna che qualcuno a sinistra si sveglia, ce lo dice Borgonovo oggi. Il nuovo libro di Agamben, filosofo non certo di destra, con posizioni diverse dalla mia sull'economia non certo liberale, che dice la salute la scusa per ridurci a macchine. Oggi, diciamo, questa è la recensione di Borgonovo per un libro che deve ancora, peraltro, uscire nelle prossime settimane. Non vedo l'ora di averlo tra le mani perché vorrei leggerlo con attenzione. Quarantena, quindi, per chi a Natale va all'estero, è il titolo che oggi contraddistingue il Corriere della Sera. Io invece sono molto più intrigato e interessato, e dovreste esserlo anche tutti quanti voi, dal titolo del Daily Mail, il giornale popolare, mentre il Corriere della Sera è il giornale istituzionale, anche se l'unico del virus, del giornale unico del virus italiano è il rappresentante più sommo, il Daily Mail invece è il giornaletto delle servette, se si può ancora dire così in questo periodo di politicamente corretto. Il giornaletto delle servette invece nella Inghilterra conservatrice che ha il cancelliere allo scacchiere, cioè sostanzialmente il ministro delle finanze, un immigrato che si chiama Rishi Sunak. L'avrò pronunciato sicuramente male. E sapete che cosa fa quest'uomo che ha le palle che gli fumano? Scusate la volgarità. Dice: ragazzi, toc toc! Dice il ministro delle finanze inglese. State attenti che quello che sta succedendo oggi è che noi avremo un debito che salirà a 2.800 miliardi, dicono in Gran Bretagna. Avremo 2,6 milioni di disoccupati, dicono in Gran Bretagna. Avremo un'economia che crolla, dicono in Gran Bretagna. E sapete che succede? Pagheremo più tasse nel futuro. Pagheremo più tasse nel futuro, dice il ministro delle finanze. Mentre noi qua facciamo come se non ci fosse un domani, noi ci permettiamo di chiudere i negozi, di chiudere i ristoratori, di chiudere le piste da sci, perché tanto la salute viene prima di tutto e non vi preoccupate che questo cazzo di pezzo lo pagheremo, lo pagherete e tutti quanti voi che oggi fate i moralisti e che dite beh, vabbè, ma chi se ne frega, chiudiamo il ristorante, chiudiamo. Io guarda, non vedrò l'ora, non vedrò l'ora di vedere i nostri dipendenti pubblici che diranno, ah beh, forse qualcuno lo stipendio ce lo deve pagare, altro che sciopero il 9 dicembre. Se
se noi non lavoriamo, chi lo paga lo stipendio ai dipendenti pubblici, ai medici, ai dottori, agli archivisti, a quelli che chiedono l'aumento per il buono pasto, per il buono pasto facendo lo smart working a casa? Ma continuiamo così. Gualtieri è contento oggi, secondo le indiscrezioni di Repubblica, perché sullo scostamento, cioè sulla possibilità di fare più debito per 8 miliardi, anche Forza Italia voterebbe a favore. Mi fido di più di Sorgi, che sulla stampa dice semplicemente che Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, purtroppo fanno bene perché siamo in una trappola per topi, non faranno altro che astenersi e quindi permetteranno di votare alla maggioranza risicata che c'è questo maggior deficit. Doveva finire il maggior deficit? Beh, almeno pare che le aperture di Berlusconi, aperture e chiusure, perché Berlusconi che fa? Apre e poi chiude sul giornale, riapre e chiude con un'abilità politica, diciamo, consumata. Beh, le aperture di Berlusconi, forse dice Italia Oggi, ma non solo Italia Oggi, hanno portato a qualche previsione, anche Gualtieri lo ammette, di ristoro per professionisti, autonomi insomma, lavoratori irregolari che altrimenti non si erano cagati per niente questi del governo. Ma anche qui io sono contento, figuratevi, c'è una massa di professionisti che becca zero e che viene completamente tirata fuori dagli stori. Ma stiamo parlando di nulla, di peanuts. Cioè, quando un professionista che ha perso 10-20 mila euro di fatturato e in prospettiva ne avrà altrettanti di meno, il ristoro di 1.000-2.000 euro non gli paga neanche l'affitto, perché è normale che sia così. Non possiamo riuscire con lo Stato a pagare tutto quello che l'economia hanno fermato questi qua con la tranquillità, no? Beh, ma fermiamo lo sci. È lunare pensare di andare a sciare e fra 6 mesi è lunare pensare di dare il 100% di quello che hanno perso agli operatori di sci, il 100% ai ristoratori, il 100% a quelli che fanno eventi, il 100% a quelli che fanno gli asili nido, il 100% privati, il 100% agli NCC, agli autobus privati. Ma ogni mestiere è infelice a modo suo oggi ed è lunare pensare che tutti questi mestieri vengano ripagati dallo Stato. Sì, è lunare perché non ce la faremo mai. Nel frattempo, una buona notizia, ma non è finita, sul virus ne parleremo ancora, viene dal debito pubblico italiano, perché vedete, ma no, ne parliamo tra poco del debito pubblico italiano, continuiamo sul casino. I vaccini che ci salvano, oggi la verità dice che c'è un protocollo del Ministero della Salute che vorrebbe che ci sia un doppio tipo di vaccino, ma vedremo quello che succede. Quello che è chiaro è che sono veramente nella follia. Ma solo i vaccini ci salvano, ma solo dai sintomi si inventa invece il fatto. Ognuno sui vaccini dice la sua. I contagi in realtà sono in calo. Aumentano i tamponi, ma i contagi sono in calo. Quindi lo vedete a pagina 30 dei giornali di oggi. Non vi preoccupate, perché quando c'è una buona notizia sulla malattia, la trovate a pagina 30. Quando c'è una notizia che può essere mal interpretata, la vedete in prima pagina come apertura. Rialzo dei contagi, muore un bambino, e anche i trentenni sono presi da questa malattia. Cose del tutto false, ma che danno il senso della paura che dobbiamo tutti quanti avere. Il costo del debito pubblico perché è importante? Perché noi continuiamo a indebitarci, ma il debito pubblico, secondo il Sole 24 ore e non solo, è sceso allo 0,66%, cioè tutto il debito italiano costa lo 0,66%, è una specie di sogno. Certo, il debito è enorme, ma gli interessi su questo debito sono molto bassi. Pensate che il BTP a 10 anni sul secondario, cioè sul mercato in cui si compra e vende, oggi è quotato 0,6%, cioè tu ti indebiti con lo Stato italiano e ti dà solo lo 0,6%, una roba da pazzi. A 2 anni, cioè se tu ti indebiti con lo Stato italiano 2 anni, scrive ancora il Sole 24 ore, in realtà sei tu che devi pagare, cioè tu per indebitarti con lo Stato italiano gli devi dare lo 0,84% di quanto ti vuoi indebitare. Quindi se tu gli vuoi dare 100 euro gli devi dare, se tu vuoi prestare 100 euro gli devi dare 84 8,4 euro, mi sembra, sì, 8,4 euro, cioè, è una roba da matti, non 8,4 euro, scusatemi, 0,8 euro, una roba da matti. E in realtà lo Stato è riuscito a raccogliere 340 miliardi di debito pubblico e quindi tutti si chiedono, ma perché allora partecipare al MES? Perché fare il MES? Sapete come la penso io? Io sono favorevolissimo al MES, mi frega relativamente, però lì io sarò anche laico, cioè se tu ti puoi indebitare a 4 soldi non riesco a capire per quale motivo prendere il MES, non perché io sia ideologicamente contrario al MES, perché è molto semplice, siamo talmente così con i debiti che non è che cambia molto MES, non MES. Il problema del debito se lo ce lo porremo noi, gli inglesi, i francesi, gli spagnoli. Ormai, lo ha detto il Fondo Monetario Internazionale, sono 30 i paesi che hanno un debito superiore al PIL da
9 che erano soltanto pochi anni fa. Però questa roba divide molto la maggioranza, che è l'altro grande tema politico, cioè un gran casino. Il giornale è quello che stressa la cosa in maniera più evidente, fa vedere con Adalberto Signore che sul MES c'è rischio tra poco che il governo si spacchi, e Minzolini dice che c'è anche una grande battaglia sulla riapertura delle scuole, perché Conte le voleva aprire prima di Natale, cioè non si va a sciare ma si va a scuola. Io sono contento che si vada a scuola e sono un propugnatore della scuola. Ma ragazzi, lo sapete tutti quanti voi che se si va a scuola con questo sistema è evidente che i contagi aumenteranno. Il punto fondamentale è che sul MES ci si divide e secondo il Sole 24 Ore ci sarebbe addirittura 30-40 deputati del Movimento 5 Stelle, duri e puri, che quella roba lì non la votano, e quindi ci sarebbe il soccorso da parte di Forza Italia. Questa è l'idea dello scontro sul governo. Poi la seconda grande notizia di giornata è la morte di Maradona, e qui voglio dire l'apertura di tutti quanti i giornali, divertente, morto, è morto per infarto, divertente il titolo del giornale Mara Dios, Mara Dios, Adios o Dios o quello che volete voi, comunque Mara Dios, e Salvini dice, sì Salvini scusatemi, Sallusti dice il migliore perché il peggiore, il genio ribelle. Manzo è divertente perché ci racconta il suo flirt con i Narcos, l'uomo di sinistra, Saviano. E questa è l'unica cosa che mi diverte: Saviano che celebra il suo mito Maradona, così come tanti altri lo celebrano, per carità. Però se uno va a vedere poi la storia di Maradona, era amico del boss Giuliano, gli fornivano la coca e le donne come se piovesse. Ci ha messo 17 anni per riconoscere suo figlio. Cioè, un non moralista come me, dice, mitico, cioè uno che fa un gol di mano, che è la cosa più irregolare del mondo. Allora, io a me va bene tutto quanto, ma toc toc, Saviano! Ma dove sono finiti i moralisti di una volta? Quelli che se sei amico di un mafioso sei un mafioso anche tu, quelli per cui la coca è un disastro, anzi bisogna liberalizzarla, quella delle donne, delle donne che dicevano ci ha messo 17 anni per riconoscere suo figlio. Cioè, è una cosa fantastica, cioè il genio del male, però siccome era un bravo giocatore di calcio, gli si perdona tutto quanto. A me va benissimo, va benissimo. Ha ragione Monga oggi, che ha fatto un bellissimo editoriale sul Mattino, dicendo che Maradona è Napoli, è l'uomo che ha salvato Napoli. Però, insomma, l'amico del boss che salva Napoli, soprattutto dai moralisti, mi sarei atteso un trattamento diverso. Bene che sia andata così, per carità. Nel frattempo, due o tre notizie che secondo me straordinarie. Il commissario per la Calabria, ancora non l'hanno fatto, ancora non l'hanno fatto il commissario per la Calabria! Cioè, questo è il governo che dovrebbe fare il recovery fund, accettare il MES, gestire i vaccini, affidare ad Arcuri l'ILVA. Questo è il governo che dovrebbe risolvere la peggiore crisi del mondo. Beh, insomma, di 300 anni, scrive qualcuno, oggi, ma non riesce a trovare un commissario, uno strozzo di un commissario, ne ha toppati 8, ci racconta oggi Piroso, per la sanità calabra, che è messa malissimo. Forse lasciamogli ai calabresi, che la gestiranno meglio, certo, di questo stato centralista che non ne ha azzeccata una. Provano a fare Miozzo, che è l'attuale coordinatore del comitato tecnico scientifico, l'unico ragionevole secondo me in quel comitato, uno dei pochi ragionevoli, e quindi per farlo fuori lo faranno commissario. Da qualche parte c'è scritto che lui accetterebbe, da altre parti mi sembra proprio Piroso dice non ci pensa proprio a fare questa roba qui. Chiude detto fatto della Bianca Guaccero, stupenda, bellissima. Io sarò l'unico forse a dover difendere questo detto fatto, perché nel giorno, dicono loro, della violenza delle donne, lì la più patetica come sempre è la Soffici, una perina di serie B, che come la perina, siccome ha scritto per il giornale, siccome è di destra, la perina è di destra, è stata diciamo fascistella, mentre la Soffici ha scritto per il giornale, siccome hanno questo vizio di origine, allora devono esagerare dall'altra parte, e quindi mettono in relazione la violenza con le donne rispetto a detto fatto. Anche la Guaccero si scusa, dice che De Meo, il direttore di Rai 2, si scusano tutti a scusarsi perché hanno fatto una specie di hanno preso una lap dancer o una ragazza sexy che dice come muoversi in maniera sexy all'interno di un supermercato. Un servizio orrendo, un servizio banale, un servizio, una cagata pazzesca, come il 99% delle cose che facciamo vedere in televisione, in tutte quante le televisioni commerciali e non commerciali. Basta vedere a mezzanotte e mezza cosa c'è su tutte le televisioni, diciamo, locali. Basta vedere quello che avviene anche in orari un po' più normali. Però
Tutto si può fare in questo paese tranne che avere qualcosa di fuori, un pochino meno di corretto, che non piaccia alla Murgia, che non piaccia alla Soffici, che non piaccia alla Marzano, che non piaccia a questa specie di grande casta delle politicamente corrette sulle donne. Cosa c'entra questo con la violenza sulle donne? Zero. Vi piace? Zero, ma da questo a chiudere detto fatto perché ha fatto una sciatteria come fece una volta con la Perego perché disse una minchiata sulle donne, cioè se c'è una cosa su cui bisogna stare attenti, non tocchiamo le donne. Per fortuna che la zuppa di Porro se ne strabatte le palle perché a noi non ci chiude nessuno e noi possiamo dire tranquillamente che noi di avere l'idea che oggi il detto fatto sia chiusa per il motivo di assurdo che una brava donna come Bianca Guaccino possa essere resa colpevole di men che mai aver pensato a qualche cosa di grave nei confronti delle donne, a me mi disgusta perché la Guaccero, detto fatto, i suoi autori con questa roba possono aver sbagliato, certo, come tante altre cose, come sbaglio io a fare le trasmissioni, ma mettere in relazione alla violenza delle donne è un crimine! Non sono genovese che si violenta una ragazzina di 18 anni a casa sua, non sono la foto dell'infermiera che ho visto oggi tumefatta e menata dal proprio fidanzato. Hanno fatto un servizio che vi può sembrare banale, stupido, scontato, scolastico, retrogrado, quello che volete, ma con la violenza delle donne non c'entra nulla. C'entra, è molto più violento l'atteggiamento che hanno nei confronti della Guaccia di detto fatto questi moralisti d'accatto. Però ovviamente. Questa cosa non si può dire. Ritorniamo sulle cose serie, perché questa non è una cosa seria. Il mercato immobiliare, cioè le casette, perdono il 20%, dice il Nomisma, le transazioni. E l'unica, il giorno dice crollano il mercato immobiliare di uffici e di negozi in tutta Italia, ma un botto, crollo mai visto nel mercato immobiliare, resiste soltanto nel 2021, dicono il mercato diciamo, residenziale a Milano, in uno scenario, dice Nomisma, medio, ma in uno scenario diciamo un po' più grave, morto completamente. Intervista a Babel, non so come diavolo si pronunci, il nuovo amministratore delegato di AXA, che dice questa politica dei dividendi che non possiamo dare della Banca Centrale Europea è una follia. MF invece ci ricorda che forse finalmente i dividendi verranno dati, ne ho scritto anch'io, lo trovate sul sito nicolaporro.it, l'idea che le banche e le assicurazioni non possono pagare dividendi perché devono mettere casa fieno in cascina si è rivelata una stupidaggine finanziaria, come una gigantesca stupidaggine quell'inchiesta su Marco Tronchetti Provera. Io me la ricordo Repubblica, me le ricordo le intercettazioni, mi ricordo le telefonate, mi ricordo la violenza che si diceva aveva usato nei confronti della security, le cose che aveva nascosto, processi interminabili. È dovuto arrivare la Cassazione dopo 7 anni e dopo che Tronchetti rinunzia alla prescrizione. Quanti rinunciano alla prescrizione per dire che Tronchetti non aveva fatto nulla? Io trovo che questo sistema per cui Tronchetti ha gli avvocati, sa difendersi, ha le capacità e la voglia di difendersi, ma questa giustizia barbara per cui ci si deve rinunziare alla prescrizione per poter arrivare in Cassazione e poter dire che si è innocenti dopo 7 anni, beh, sono contento per Tronchetti, ma non sono contento per un sistema, quello italiano, per cui lo sfigato, il politico che oggi viene considerato praticamente tale, beh, insomma, è già colpevole solo perché indagato. Bene per Tronchetti che è stato, diciamo, pulito, addirittura rinunziando lui alla prescrizione, che è una cosa molto coraggiosa in questo paese, male per un sistema giudiziario, quello italiano, che fa acqua da tutte le parti. Ma voglio dire, ricordatevi, se andate all'estero, cioè avete la quarantena, ma neanche Che Guevara, neanche Castro poteva inventarsi una cosa, anzi, solo loro si inventavano una cosa di questo tipo.